non abbiamo velleità di monopolio del Comitato per il No, perché evidentemente i no possono essere di diversa natura. Del resto, quando si va ad un referendum, alla fine il voto si conclude nel sì, nel no o nell'astensione o nell'andare a votare. Non è che ci sono molte scelte. Quello che noi vogliamo dire quindi è che il ruolo che abbiamo cercato di svolgere è di porre il problema e di incoraggiare altri ad avere la loro posizione. Insisto sul fatto che Costituzione e legge elettorale sono due parti di un unico corpo, indistinguibili, inestricabili. Pace o guerra? Allora, il combinato disposto delle modifiche costituzionali della legge elettorale ad approvazione avvenuta, speriamo di no, per ambedue, è semplicemente questa. La maggioranza detenuta da un partito solo di 340 deputati, che vota e toglie la fiducia al governo, deputati per i due terzi di fatto nominati dal capo del partito, che guarda caso è sempre quello che pensa di vincere da capo del governo, significa molto semplicemente che, essendo il Senato fuori da ogni potere decisionale in materia, il governo e in particolare il Presidente del Consiglio decide in materia di pace o di guerra. Secondo noi è troppo, è semplicemente troppo. Decisioni di questo tipo vanno lasciate ai rappresentanti del popolo italiano, agli eletti, che ne debbono rispondere ai cittadini con la loro faccia, non a persone che vengono inserite in una lista ed eletti solo perché nell'ordine di lista gli capita di entrare. Tutto qui. Noi abbiamo come punto di riferimento il no, punto e basta. Poi le motivazioni politiche, istituzionali, possono essere le più diverse. E quindi sono legittime le motivazioni fatte da destra, diciamo, altrettanto legittime le motivazioni. Quello che ci interessa è che si arrivi al no, perché quello che ci dà fastidio è questo disegno di legge costituzionale sbagliato. Qui si sta per creare un principato civile, quale descritto da Machiavelli. Un principato nel quale uno privato cittadino, e non si dimentichi che Renzi è privato cittadino perché non è stato mai eletto al Parlamento, non per scellaratezza o altra intollerabile violenza, ma con il favore degli altri suoi cittadini diventa principe della sua patria. E Machiavelli aggiungeva con astuzia fortunata. A mio modesto pensiero, più che una torsione autoritaria, intravedo un blocco di potere affaristico finanziario con propaggini piduistiche che, grazie ad una legislazione elettorale drogata, potrebbe reggere per anni e anni con il favore di una minoranza di elettori del 30-35%. Guardate che parlare di democrazia autoritaria e quest'altra cosa, questa non è meno pericolosa della prima, perché la libertà se ne fa far benedire. Parto da una considerazione. Noi abbiamo visto, abbiamo purtroppo sperimentato, un Parlamento che è stato reso a porcellum, sordo e sostanzialmente incapace di rappresentanza politica. Questo ci dice che in realtà il referendum è oggi il solo strumento utile per contrastare le politiche che emergono da questo contesto istituzionale. Pur essendo il referendum, come dicevo oggi, l'unico strumento utilmente esperibile per contrastare le politiche regressive di un governo che non si vogliono accettare, bisogna capire che il referendum può di per sé non bastare. Pensate all'acqua pubblica. Si è fatto il referendum, è stato, come dire, una grande vicenda democratica, il referendum ha avuto successo, e però dopo la vittoria referendaria dei sì, la spinta per la privatizzazione dell'acqua è rimasta in campo, magari in maniera meno dichiarata, meno espressa, meno, come dire, un pochino più dissimulata, ma è tal quale rimasta in campo.
E perché questo? Perché in realtà un referendum può bloccare una legge, ma non cancella l'indirizzo politico di un governo. I punti controversi sono moltissimi. Innanzitutto, il disegno di legge Renzi-Boschi nega l'elettività diretta del Senato, ancorché gli venga contraddittoriamente ribadita l'aspettanza della funzione legislativa e della revisione costituzionale. Una bestemmia. Privilegia la governabilità sulla rappresentatività, elimina i contropoteri esterni alla Camera, Senato, senza compensarli con i contropoteri interni. Riduce il potere di iniziativa legislativa del Parlamento a vantaggio di quella del Governo. Prevede almeno 7-8 diversi tipi di votazione di leggi ordinarie con conseguenze pregiudizievoli per la funzionalità della Camera. Sottodimensiona la composizione del Senato, 600 nei confronti di 630, rendendo irrilevante il voto dei senatori nelle riunioni del Parlamento in seduta comune quando si tratta di eleggere il Presidente della Repubblica o i componenti del CSM. Mentre poi contraddittoriamente, per quanto riguarda i giudici della Corte Costituzionale, ne attribuisce irrazionalmente 3 ai 360 e 2 ai 100 senatori, con non un nascosto intento di poterli facilmente far rientrare nel novero delle competenze del governo. Pregiudica il corretto adempimento sia delle funzioni dei senatori, divenute part-time, sia quelle ad esse connesse dei consiglieri regionali e dei sindaci, che fanno la stessa cosa in 5 giorni, non le fanno male. Quindi qual è stato il risparmio? Qual è stato il risparmio? Prevede infine... Non potrei continuare. Prevede degli inutili senatori pro tempore di nomina presidenziale, ancorché il Senato non svolga più quelle alte funzioni che giustificavano dei senatori a vita. Sono i senatori delle autonomie territoriali. Ecco, io mi fermo qui. Queste sono, potrei continuare, diciamo così, i difetti grossi, grossi, grossissimi di questa riforma costituzionale, per la quale noi voteremo il no.